dei valori accusati da 150 operai, nuove verifiche da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente avrebbero invece rilevato la presenza di sostanze tossiche. Non stare troppo al sole, state non scottarti. Scegli il tuo parcheggio del... Ho detto mille volte devi tagliarti sti capelli. No papà, io non voglio tagliarli, io li voglio come One Direction. One Direction? Se non la smetti te le faccio fare come Malgioglio invece. C'è molto da aspettare? No, sono libero. Va bene Matteo, allora significa che sistemiamo prima un po' i baffi a me e poi facciamo un bel taglio a questo giovanotto. I ragazzi di oggi, se non li educa a dovere, ma voleva farsi i capelli alla One Direction. Matte, ma che razza di esempio è? Sono ragazzi. Pietro, per favore, vammi a comprare le sigarette. Papà, ma lì c'è il cartello vietato fumare. Fumare o non fumare? Questo è il problema. Se sia più bello sentirsi grandi, con la sigaretta tra le dita, o prendersi un bel cancro ai polmoni, e quindi ammalarsi. Chissà, fumando potrei diventare il ragazzo ideale per Anna, del primo banco. Vieni Pietro, vieni a farti un tiro. Ma lascialo stare, non vedi che sono un bambino? Dove vai? A comprare le sigarette. Ma stai scherzando, lo sai che fumo fa male, guarda me. Ma com'è? Dal barbiere c'è il cartello diviso di fumare. Qui c'è scritto che non si possono vendere sigarette minute. Ma allora la colpa è del tabaccaio se i miei amici fumano. Pietro, vuoi fumare con noi? Sì, dai, vieni! Papà, ma perché mi hai mandato a comprare una cosa illegale? Le sigarette non si possono vendere minuti. Pietro, ti ho detto di andarmi a prendere le sigarette e non di leggere i cartelli di vieto. Quelli sono fatti soltanto per la legge, ma nessuno li rispetta. Ma è comunque una legge. Ma allora, perché tu fumi? Giovanotto, fumare rilassa. Ecco, bravo Matteo. Le sigarette mi aiutano a riflettere. Papà, dovresti riflettere che il fumo fa male e che i minorenni non possono andare a comprare le sigarette. È il caso che voi adulti date il buon esempio. E i capelli? Un'altra volta, Matteo, un'altra volta. Pietro, andiamo. Se vuoi che tuo figlio non fumi, dagli il buon esempio. Smetti di fumare.